la grande possibilità di avere in studio un amico. Ecco, lui è Salvatore Salvaggio. Buon pomeriggio, Salvatore. Buon pomeriggio a tutti. Benissimo, ben trovato. Grazie dell'invito. Anche tu, protagonista, come tanti altri personaggi che sono già transitati in questa trasmissione. E quindi Salvatore Salvaggio è un ragazzo di Agrigento, della provincia di Agrigento. Tu sei di Grotte, se non sbaglio. Sì, sono originario di Grotte. E quindi io volevo anche raccontare un po' alla gente che sta seguendo chi è Salvatore Salvaggio, che ha una vocalità di basso baritono specializzato nel repertorio da basso comico. Si dice così, basso comico? Sì, addirittura si chiama basso buffo o basso comico. Come mai? Diciamo è semplice, praticamente la tradizione dell'opera comica parte nel Settecento e il repertorio, un tipo di vocalità specifica del basso era specializzata nel repertorio comico. Ah, e quindi faccio il ruolo buffi di tutta l'opera, insomma ci si diverte con me. È anche un personaggio allegorico, ecco. Quindi ha frequentato vari corsi di perfezionamento, tra cui quelli dell'Accademia Lirica Internazionale di Katia Ricciarelli, che è la grandissima in ambito nazionale, sicuramente forse la più brava, comunque sia tra le più brave, diciamo anche così. Studiando oltre che con il celebre soprano, anche con Paolo Washington. Sì, ecco, sì, poi sì. C'è anche Bonaldo Giaiotti. Sono dei miti ormai dell'opera lirica. Spieghiamolo, perché magari qualcuno dice, beh, sono dei nomi che... Sì, sì, ovviamente non sono nomi popolari, però effettivamente sono dei nomi delle leggende ormai rimaste. Poi tra l'altro ha studiato anche con il baritono Renato Bruton e il tenore Luis Salva. Ecco, questi sono anche altri personaggi di spicco della lirica. Poi tra l'altro è anche vincitore di svariati concorsi lirici internazionali, tra cui spicca il 33° concorso internazionale per cantanti Toti dal Monte di Treviso, la 12ª edizione del concorso internazionale Francesco Cilea di Reggio Calabria ed il premio del pubblico alla 16ª edizione del concorso lirico Interrocca delle Mace in provincia di Siena. Sì. Insomma, quelle esperienze, sì, hanno, diciamo, i riconoscimenti ce ne sono stati tanti. Sì, 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 tanti sacrifici, però insomma abbiamo avuto dei bei sviluppi poi anche grazie a questi concorsi che, diciamo, avevano la prerogativa di essere internazionale, e quindi una sfida importante arrivare primi in questi concorsi è stato un privilegio. E io ho letto qui, leggevo nella tua scheda biografica, il debutto a 20 anni. Allora io vorrei capire come nasce la passione per un giovane di lanciarsi sulla lirica, ecco. Allora, l'inizio è divertente, perché alle scuole medie, perché la scuola, dobbiamo dirlo, è un grande tramite per trovare anche dei talenti. Alla terza media organizzano i professori un musical sui Promessi Sposi e cercavano Don Abbondio. Io ovviamente prima di quel giorno io non avevo neanche cantato sotto la doccia. Quello fu l'occasione, da lì canto, mi fanno il provino, una volta canto e il professore, grande cantante lirico, da lì mi appassiono, continuo, inizio a studiare e paradosso, è caso della vita, vuole che poi Michele Guardi qualche anno fa mi chiama per fare i Promessi Sposi e faccio proprio Don Abbondio. Quindi il personaggio che lo speravi di fare quel personaggio? È stata una casualità, perché io ero ospite al premio Prospicere di Porto Empedocle. Mentre ho finito di cantare, Michele Guardi sale sul palco, ferma tutto e mi scrittura per i Promessi Sposi. Ah, ecco, quindi è una cosa casualissima. Casualissima, che però da lì ha dato l'input. Sì, sì, è stato un bel percorso. Però io non lo so, la regia se mi dà l'ok per qualche brano, se è già pronto, io vorrei capire un attimino mi pare di no, allora vorrei continuare sul discorso relativo a questa che è la tua carriera lirica, perché comunque abbiamo menzionato diversi premi per i quali sei stato nominato e quindi delle esperienze eccezionali. Sì, sì, sì. Forse non è bello dirlo, però insomma tra le tante esperienze vissute ce ne sarà qualcuna che ti è rimasta impressa, perché magari più bella delle altre. Diciamo che quella che mi ha cambiato la vita in tutti i sensi è stato il matrimonio segreto di Cimarosa fatto a Yokohama in Giappone, e c'è un motivo, perché ho avuto l'opportunità, la fortuna di conoscere mia moglie. Che quindi è giapponese. Che è giapponese ed è una cantante lirica pure lei. Quindi, bene. Diciamo, sono molto legato a quell'opera, perché effettivamente mi ha portato in grandi teatri come la Fenice di Venezia, perché
quel concorso famoso del Totti dal Monte era diciamo incentrato su questo personaggio di quest'opera. Lì ho debuttato alla Fenice di Venezia, poi sono andato in Giappone, ho conosciuto mia moglie. E ma avete consiglio che noi siamo anche ripresi, quindi poi questo step andrà su YouTube, su Facebook. Diciamo, ma avete provato insieme con tua moglie a fare qualcosa insieme come opera? Sì, questa, proprio il matrimonio segreto. Questo è proprio il matrimonio segreto. Lei faceva il personaggio di Fidalma e io Geronimo. Presente, eravamo in scena fratello e sorella. L'anno successivo facciamo le nozze di Figaro e dopo qualche mese ci sposiamo. tutto sull'opera. No, io immagino questi due tipi a casa quando la mattina si svegliano per prendersi il caffè. Amore! In maniera lirica abbiamo poi una roba carina, simpatica. Va bene, quindi Salvatore sei un personaggio anche tra l'altro molto simpatico, questo mi fa veramente piacere. Noi stiamo preparando anche in scaletta alcuni brani perché vorremmo anche sentire le tue performance, la tua capacità musicale, quindi io ringrazio Mary che sta preparando il tutto. Un'ultima domanda che voglio farti è l'esperienza del Giappone in che anno è stata? Nel 2008. Nel 2008 un anno particolare. Fortunato probabilmente. Sì, molto prolifico. È stato l'anno in cui ti sei anche sposato. Sì, nel 2009, però è stato ovviamente l'anno più importante. Questo andare in Giappone ti ha proprio, come dire, completato. Mi ha fulminato. E infatti. Sì, allora io credo che adesso abbiamo anche l'opportunità di sentire il brano. Tra l'altro scaletta vorrei cominciare con questa qui che si chiama, e ti voglio far dire due parole, La Calunnia. Allora, La Calunnia è tratta dal Barbiere di Siviglia, di Gioacchino Rossini. È un marmo, certo. Sì, è praticamente una pietra miliare del basso comico. Il testo è chiaro, parla di come si può calunniare una persona e distruggerlo con la parola. Più chiaro di così, basta solo ascoltarlo. Questo brano è tratto dal mio CD che è Salvatore Salvaggio di Arcop del Basso Buffo. Che poi ricorderemo come fare per magari acquistare, ma intanto vorrei che sentissimo questo bel brano. Ascoltiamo! Di Salvatore Salvaggio, La Calunnia. Un tremolo generale che fa l'aria.
temporale, rimbombare, un tremolo temporale, un tremolo temporale, col tuo volto generale, e ballare a rimbombare. Meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello verrà ciò che fate por. Il meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello verrà sorte vate par, sotto il pubblico flagello verrà sorte vate par, sotto il pubblico flagello verrà sorte vate par, ci vate par.